questo programma è offerto da Tecnocampus. Giovedì 6 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni giorno offerta da Tecnocampus. E vediamo subito quelli che sono i fatti in primo piano, anche perché tante sono le dispute, ci si sposta non solo nell'ambito del governo ma anche nei rapporti intricati sempre tra governo e toghe. E adesso vediamo proprio quelli che sono tutte le notizie che questa mattina riportano i quotidiani nazionali, e partiamo anche questa mattina con il Corriere della Sera e vediamo proprio che l'articolo di apertura titola così: Salvini accusa i giudici, l'Unione Europea richiama l'Italia sul debito, rischiate la procedura. E intanto Tria dice: trattiamo la lista del Viminale con i magistrati che hanno criticato il governo sui migranti, la replica dossieraggio. E insomma veramente c'è di che discutere, soprattutto per quanto riguarda i rapporti in relazione a ciò che sembra non essere in accordo tra il governo, in particolare il vice premier Salvini, e quelli che sono i giudici. E intanto vediamo proprio sempre sul tema delle toghe il caso CSM, lotta di potere è quella che viene raccontata proprio in relazione è a quello che sta accadendo in questi giorni nell'ambito dei giudici. E ancora: non ho sciolto la riserva, attendo fatti dai miei vice. A parlare è il premier Conte, che dice ancora non abbiamo risolto nulla, finché non vedo fatti io non scioglierò la riserva, e quindi di conseguenza si va ancora avanti con tanti dubbi. E intanto vediamo che per quanto riguarda l'economia, FCA ha ritirato l'offerta a Renault, la svolta è arrivata nella notte, e ancora in alto mare la vicenda. E intanto ex Ilva e Knorr, la crisi e anche i tagli, mentre nella parte centrale della pagina vediamo che dopo 75 anni 16 capi di Stato per il ricordo dello sbarco in Normandia, e vediamo un'immagine che evoca tutta questa volontà di celebrare il D-Day con 300 veterani. E ancora vediamo le altre notizie sempre in primo piano dal Corriere della Sera: il problema grande è questo, il tetto al 5 per 1000, e quindi diventa problematico se si scredita quello che è il lavoro del terzo settore. Facendo questo, e appunto si ribellano tutti coloro che stanno raccontando questa vicenda. Ma ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. La Verità ci presenta oggi il governo che va alla guerra con i giudici, mentre il CSM è in piena bufera. Salvini impugna le decisioni pro immigrati prese dai tribunali di Bologna e Firenze, e poi mette tre magistrati nel mirino dell'Avvocatura dello Stato. Ideologicamente contrari alla nostra politica, dice appunto Salvini. E intanto facce di tolla Repubblica, a caccia di farfalle, si schianta sulla Verità. E nella parte centrale della pagina la corrispondente di The Welt, la paladina dei migranti, è a Libro paga di Leo Luca Orlando. Pensate un po' la notizia che sta scatenando polemiche. Nella parte centrale della pagina: l'Unione Europea ci minaccia per indebolirci nel negoziato sul commissario. La richiesta della procedura di infrazione, secondo questa testata, è un assist per Mattarella. Mentre continua il problema della Whirlpool, ma anche del Mercatone 1, ne arriva un altro grosso guaio per Di Maio: 1400 in cassa integrazione all'Ilva. E intanto cosa dice Giorgia Meloni? Se Conte cade faranno ogni cosa per impedirci di votare. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina: stiamo creando una società che sopprime i deboli, Stato e genitori hanno guardato a morire di sete. E ancora vediamo nella parte bassa: Dio a Monsignor Sgreccia, il padre della bioetica che ha segnato il nostro tempo. Insomma,
due momenti fondamentali. Abbiamo parlato già ieri di no alla ragazza olandese che ha chiesto l'eutanasia perché non riusciva a vivere. Insomma, un male non fisico, ma del tutto morale che le ha impedito di vivere la sua vita. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Ci spostiamo questa volta su Il Fatto. Dietro lo scandalo Toghe Sporche, quattro giudici sospesi per contatti con i Dem Lotti e Ferri, Roberti Spara, Zingaretti Falognori. E la notizia che fa discutere questa, ma lo sapete che il caso CSM è targato PD? E infatti i due si frequentano dal 2014, la Procura di Milano indaga sui rapporti Lotti-Amara-Eni e il leader indagato, fondi illeciti, Centofanti, non è legato solo a Palamara ma pure a Zingaretti e quindi fare 2 più 2 diventa semplice. Intanto dossieraggio, Salvini contro la carta, schedate le toghe contrarie ai suoi decreti e ancora Giorgetti che secondo questa testata si pappa tutto, la Consip dello sport svuota CONI e Federazioni nella parte bassa della pagina. Ancora una volta si parla della strage di Erba, si mette all'asta per interviste, prezzo base di 30.000 euro. Azzuz chiede soldi sui morti ammazzati. Azzuz Marzouk è tornato in Italia dopo 10 anni dalla sua espulsione e la sua presenza in un solo giorno di permanenza sul suolo italiano si è fatta già sentire. Prima ha avvisato un paio di giornalisti del suo arrivo, così da rilasciare la sua prima intervista a studio aperto in cui annuncia trionfalmente di sapere chi sono i veri assassini della strage di Erba e di conoscere pure il movente. Così per creare suspense, poi ha dichiarato afflitto al giorno: finché sarò vivo lotterò perché ci sia giustizia per quelle 4 anime che sono morte. Commovente. Nel frattempo è apparso pure il suo nuovo avvocato veronese, Simone Giuseppe Bergamini, che ha spiegato sempre ai giornali quanto l'espulsione del suo assistito sia stata anomala. Ma non è finita qui. E infatti ieri sulla bacheca di Facebook del programma Sono Innocente qualcuno si è accorto dell'annuncio datato 27 maggio di tal Giovanni Dedda. Insomma, vediamo che tutto ciò che è fatto nella nostra Italia diventa motivo per riuscire a guadagnare qualcosa. Anche i fatti, anzi, anche e soprattutto i fatti di cronaca. Ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso sul quotidiano Libero. Dalle pagelle senza averne i titoli, Unione Europea un club di cialtroni, la Commissione Europea multare l'Italia per il debito alto. Eppure questo governo ha creato meno disavanzo dei precedenti. Bruxelles non ha punito Monti né Gentiloni, che verdetto vergognoso. E intanto vediamo ancora nella parte più bassa, Premier in Estremo Oriente. Se stava a casa si godeva Di Maio, caro Conte, sveglia, il tuo Vietnam è qui. E intanto vediamo Calenda è un fascistello da salotto TV, mentre Boccia bocciato Confindustria inutile. Questo sempre raccontato da questa testata. E intanto la notizia del suicidio della 17enne Noa che fa arrivare tante polemiche, quante balle sulla povera olandesina e chi scrive falsità la passa liscia. Insomma, anche questo sono articoli che andrebbero valutati, letti, valutati, dopodiché commentati, ma per vedere nella maniera migliore se effettivamente sono fatti o parole. E nella parte bassa della pagina, cari nonni, vi scrivo, i lettori raccontano, Rosa, poche smancerie, ma modernò il paese. E insomma, a quanto pare i nonni, l'elemento cardine della nostra società, troppo spesso dimenticati, eppure sono loro che portano avanti la maggior parte delle famiglie, soprattutto quando ci sono bambini da portare a scuola o comunque da accompagnare in qualsiasi vicenda della vita, ma soprattutto loro sono la traccia della storia che vive nel quotidiano e che rappresenta un presente creativo e non solo un ricordo passato. Ancora vediamo dopo le bici altri pericoli per chi va a piedi, via libera ai monopattini, falcia pedoni. Ecco qua ancora una volta i dubbi su queste strutture che vengono utilizzate e rendono il traffico e soprattutto il camminare per le strade sempre più un pericolo. E andiamo a vedere il giornale, Tokyo Giornalisti, nuova Tangentopoli, lo scandalo giustizia. Non solo Palamara, ora spuntano soldi per altri giudici, nella cupola strani incroci di potere, Salvini mette alla sbarra i PM pro migranti e ancora le aziende in fuga dall'esecutivo. Il dado è tratto, la CNOR se ne va e l'Ilva manda a casa 1.400 dipendenti. E ancora vediamo, no, è l'eutanasia come cambia il dolore se il carnefice è la famiglia. E ancora l'esecutivo traballa, Conte schiacciato tra i suoi vice, ora teme l'incidente in aula, mentre nella parte
parte più bassa, il suocero Verdini fa la spia su Matteo, ama solo i grillini. Intanto andiamo a vedere nella parte sinistra della pagina, Bruxelles boccia l'Italia, la lettera della Commissione Europea ha violato le regole, stangata da 70 miliardi, quel libro che svela l'origine del governo. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine, dal Tempo, l'Europa ci impone un nuovo Monti, procedura d'infrazione, la Commissione conferma la stangata all'Italia per il debito e chiede di tornare alla manovra del prof, legge Fornero, spinta e tassa sulla prima casa. Ilva, Knorr, Whirlpool, dove mette le mani Di Maio va a finire male. E intanto vigilo sulla RAI e vengo pure linciato dai miei, questo è lo sfogo del Dem Ansaldi. E intanto difficoltà a formare i gruppi, legristi e grillini restano senza casa a Strasburgo e nella parte bassa della pagina, rivolta del centro storico contro Tavolino Selvaggio. Residenti del primo municipio pronti a scendere in piazza se non sarà limitato lo spazio per le sedute esterne. Questo è quanto avviene appunto a Roma. Mentre stasera all'Olimpico, il Golden Gala, le superstar dell'Atletica che infiammano la capitale. E continuiamo ancora a vedere le prime pagine con La Repubblica, pagano gli operai. E infatti si parla di lavoro in apertura di pagina, l'Ilva 1400 in cassa integrazione, quasi 300.000 persone oggi rischiano il posto, in tre mesi nei loro stipendi 272 milioni in meno. E i conti, l'Unione Europea contesta all'Italia il debito eccessivo, Dombrovskis niente flat tax, serve una manovra bis e Conte no al disastro, non sciolgo la mia riserva. Ancora vediamo l'analisi, deboli senza la sinistra, mentre l'intervista che viene rilasciata in Whirlpool come mio padre si chiude, non ho più nulla. Insomma, si parla troppo spesso di difficoltà economiche, ma adesso in primo piano è proprio il lavoro che c'è, ma pian piano viene meno e le famiglie si trovano sempre più in difficoltà col rischio di rimanere senza un lavoro. E intanto la paura di votare del capitano viene proprio raccontato in questo articolo. Infine nella parte bassa della pagina, lo stop alla fusione, interviene Macron, salta Renault FCA, il governo francese chiede più tempo, l'azienda di Parigi sospende il piano e Torino decide di ritirare l'offerta. Anche nella parte destra della pagina, viaggio nell'inferno di Noa, il buio di una scelta. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine, vediamo che dal mattino abbiamo nella parte alta le notizie brevi. Il personaggio Carmen Pierri, Voice of Italy, mi sono dovuta adeguare ai social, dice il capitano azzurro, insigne, a Napoli la bandiera sono io, Sarri, secondo lui, un traditore. E il mercato ce l'accordo con Veretout, la parola agli americani. E in apertura di pagina quota 100 e la stangata dell'Unione Europea, Italia infatti bocciata sul debito, le pensioni peggiorano i conti, rischio procedura di infrazione con non faremo una manovra bis, Salvini e Di Maio avanti su previdenza e tasse, mentre per quanto riguarda la bufera a procure, CSM Roberti scuote il PD, faccia sentire la sua voce, dicono proprio dal PD. E intanto vediamo il Mezzogiorno in crisi, l'Ilva senza pace, in cassa integrazione 1400 dipendenti. E intanto il Focus del Mattino raccontano il perché lo sblocca cantieri non risolve i ritardi del Sud. Infatti basta dare un'occhiata alle motivazioni che hanno spinto l'ANAS a rinviare una serie di cantieri o consultare lo stesso elenco delle 27 opere bloccate in Italia. Pensate un po', 7 al Sud per un importo di oltre 3 miliardi. Per rendersi conto che non sempre la colpa è della rigidità del codice degli appalti. E intanto Romano Prodi scrive sul Mattino, senza riforme il costo sarà ancora più salato. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, vediamo nella cronaca, i vasi d'Anisida, il giallo della cella aperta di notte, ispezione nel carcere minorile di Napoli, i due ragazzi dovevano essere rinchiusi, infatti è un vero e proprio giallo, l'evasione del carcere di Anisida, della vicenda si stanno occupando la procura ordinaria e il tribunale per i minori, dopo l'andremo a vedere nei particolari. Arresti ad Avellino, intanto zitto, ti impicco, bambini picchiati nell'asilo degli orrori, sempre peggio, sempre vicende che riguardano i bambini e soprattutto chi dovrebbe educarli, ma a quanto pare non è educazione quella che gli viene data, ma una vergogna senza fine. E nella parte centrale l'evento, la grande cantante alla cerimonia di apertura, stiamo parlando di Malika Ayane, stella dell'Universiade. E infine nella parte bassa della pagina il dramma, l'eutanasia negata alla 17enne, no, lasciata morire di fame, l'Olanda apre un'inchiesta. Il Ministero della Sanità olandese ha avviato un'ispezione sulla morte di Noa
Potowen, la 17enne che si è lasciata morire di fame, assistita dai familiari a causa di una depressione segnata da violenze sessuali subite quando era ancora una bambina. Novità sulle modalità escluderebbero il ricorso all'eutanasia. Papa Francesco, una sconfitta per tutti. La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre. E una sola parola vorrei dire: troppo spesso chi invece soffre è semplicemente lasciato solo, a prescindere. E ancora le idee, l'atroce messaggio che la depressione non si può curare. Può un'autorità statale accogliere la domanda di eutanasia di una ragazzina di 17 anni che soffre di depressione? Questa è la domanda che si pone il mattino, e sempre in questo caso la depressione si può curare? Sembra di sì, però soprattutto c'è una necessità di raccontare altre realtà. Non ci si cura esclusivamente con le medicine, ma con tante piccole attenzioni che molto spesso non esistono. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, questa volta passiamo al Manifesto. Salvini stila la lista nera dei giudici sgraditi. Il Viminale contro i tribunali che intralciano le politiche del governo sui migranti, insomma magistrati fuori dal sottogoverno. E intanto in apertura di pagina vediamo il titolo di questa giornata, il saltafossile. E credo nel cambiamento climatico, nella giornata mondiale per l'ambiente, il presidente americano mostra segni di cedimento sulle energie fossili, ma nessuno ci crede. L'unico cambiamento radicale è la retrocessione degli Stati Uniti in fondo alla classifica dei paesi virtuosi sulle politiche ambientali stilata dalle associazioni ecologiste internazionali. Insomma, Trump si dichiara a favore di ovviamente tante situazioni, ma sembra proprio essere all'opposto. E intanto Salvini propone una politica fatta sullo stile di Trump anche in Italia. Insomma, rimaniamo ancora stupiti di fronte a queste dichiarazioni, ma soprattutto di fronte a questi personaggi. E intanto La Stampa ci racconta dell'Europa che divide Conte e Salvini. Nonostante il voto, l'estremismo di destra è ancora un pericolo. Mentre il CSM, Lotti si difende, non è un reato venire a cena con me. E ancora la tattica del doppio gioco, e in primo piano anche qui la ferita inguaribile della mia meravigliosa amica Noa. Insomma, la morte assistita è la scelta italiana raccontata proprio in questa prima pagina. E ancora vediamo gli altri fatti con il dubbio, ultimatum dell'Unione Europea, conti fuori controllo, il governo fa quadrato, la Commissione prepara la procedura di infrazione. E intanto non ce n'è una che vada bene, non una critica che non fosse ampiamente prevista. Il debito sale e salirà, lo spread è troppo alto, la riforma delle pensioni è in retromarcia, il prodotto interno lordo è fermo e nel 2020 sfonderemo il tetto del 3% sul deficit. Per di più, le misure prese, il reddito di cittadinanza e quota 100, in più l'ipotesi di una flat tax senza copertura, ma con un ulteriore sfondamento dei conti, e quanto di peggio la Commissione Europea si aspettava. È così che dal perenne ultimatum siamo passati all'ultimatum al governo Conte. La regola del debito non è stata rispettata nel 2018, nel 2019 non lo sarà nel 2020, e quindi è giustificata una procedura per debito eccessivo, più che uno schiaffo è la durissima legge dei numeri di fronte ai quali non si può mentire. Intanto, per quanto riguarda i magistrati, il giorno più nero della magistratura, Grasso, gli indagati lasciano a questo punto il CSM. Infatti dice: non basta l'autosospensione, lo scandalo di accordi e complotti che ha coinvolto pezzi del CSM ha un'unica conseguenza possibile, le dimissioni. E anche su questa prima pagina Noa si è lasciata morire, non è stata eutanasia, Olanda perché le cure non l'hanno aiutata, e da qui tutte le polemiche. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, calcio, mondiali femminili, tremate, tremate, le calciatrici sono arrivate da domani in Francia. E intanto i detenuti comuni come al 41 bis, niente TV dopo la mezzanotte, questa è la nuova circolare del DAP. Insomma, anche per quanto riguarda i detenuti, ciò che cambia sono probabilmente solo le regole, ma non le strutture, né tantomeno il sovraffollamento o comunque le decisioni inerenti a tutto quello che è l'ambiente carcerario. Ancora vediamo le notizie di sport con il Corriere dello Sport, Buffon sul mercato. E intanto nella parte centrale della pagina, non svendo Chiesa, commisso parla da presidente Viola e avvisa le grandi. L'americano della Fiorentina mette le sue carte in tavola: sono venuto qui per vincere. Federico è un nostro asset, è un messaggio a Juve Inter o al calciatore perché resti? Questa è la domanda. Intanto Ronaldo, favoloso tris, ma i bufera su Maiorga, guida il Portogallo contro la Svizzera nella Nation League, ma la denuncia di stupro arriva alla Corte USA. E intanto
nella parte bassa della pagina, Italia, calcio per stranieri, ma l'export non fa per noi. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiani sportivi, tutto sport, nella parte alta Milan, sospeso, Toro imbufalito. E Buffon, PSG, addio Gigio verso Parigi, in apertura di pagina Pirlo con Sarri. Agnelli vuole riportare il maestro alla Juve, gli ha offerto la panchina dell'Under 23, quella della primavera, ma anche la possibilità di entrare nello staff del nuovo tecnico. Ora, ancora una volta, si attende la risposta. E per il tennis, Fognini top 10, ricorda Agassi, punti più in alto. E insomma, anche questi sono i fatti in primo piano nella giornata di oggi, ma non terminiamo qui, vi lascio solamente a qualche attimo di pubblicità, ritorniamo subito dopo e continuiamo a parlare di informazione, quindi non andate via. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, vi ricordo che oggi è sempre giovedì 6 giugno, siamo in diretta con la rassegna stampa come ogni mattina e anche quest'oggi continuiamo a parlare dell'informazione, questa volta però quella che viene dalla regione Campania e andiamo a vedere subito i fatti in primo piano a Napoli, Villa Comunale, che vergogna, rifiuti, baby gang, oscenità. Cominciamo subito a vedere le immagini che riguardano proprio l'abbandono di questa zona di Napoli, eccolo qua, infatti vediamo il giardino di devastato e soprattutto sporco, inquinato. Ecco qua il lavoro in corso, però a quanto pare tutto è vero e proprio degrado. Sembra una giornata di quelle pacifiche, belle, piacevoli, ma a quanto pare non è tutto così lineare. Infatti lo vediamo immediatamente. C'è chi ovviamente non sa che fare per risolvere le sue noie, altro non fa che deturpare e poi c'è l'abbandono, il degrado. Insomma, questa è la cartolina che questa mattina ci presenta Repubblica. Bande giovanili scatenate nel giardino di Chiaia, 11 interventi nella municipale negli ultimi mesi, verde non curato, ambulanti, auto parcheggiate, molestie. Di nuovo guasto anche l'impianto di irrigazione, dal 1 agosto andranno in pensione giardinieri e sorveglianti. Pensate un po', impossibile coprire i turni per tenere aperto il parco fino alle 24. E ancora vediamo, passiamo da questa vicenda che riguarda il verde cittadino a un'altra notizia di cronaca, caso Ayas, Lady Demita e le figlie rinviate a giudizio, l'accusa aver distratto fondi destinati all'assistenza ai disabili, processo il 9 ottobre per tutti e 10 indagati, tra cui l'ex presidente Ayas Bilotta. Lady Demita dovrà difendersi in tribunale, il GIP di Avellino Marcello Rotondi l'ha rinviata a giudizio per lo scandalo delle Onlus Irpine, che avrebbero distratto in maniera illecita i fondi destinati all'assistenza per i disabili, processo il 9 ottobre sul banco degli imputati.
Tutti e 10 indagati accusati di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e anche truffa aggravata. E ancora continuiamo a vedere da Napoli sempre le notizie che riguardano la viabilità. Questa volta infatti domenica Napoli diventa ecologica, stop alla circolazione, il 9 giugno sarà infatti domenica ecologica dalle 9.30 alle 13 in attuazione della delibera di giunta comunale 292 del 5 maggio del 2015 è stata istituita la domenica ecologica. Durante questa giornata sarà limitata la circolazione veicolare nell'area individuata e resa nota sul sito del Comune. Nella mattina di domenica sono previste numerose iniziative adatte sia agli adulti che ai bambini legate ai temi della salvaguardia e del rispetto dell'ambiente. Insomma, qualche iniziativa che fa bene allo spirito ma anche al corpo, visto che una giornata senza auto dovrebbe riportare un po' l'aria alla respirabilità, perché purtroppo troppo spesso questo è il problema principale. E dedicarsi a una città e farlo a piedi, in bicicletta e con le persone a cui si vuole bene, credo che sia un piacere che non dovrebbe essere sottratto mai a nessuno. E ancora vediamo le altre notizie di cronaca. Nomadi, Strasburgo revoca le misure all'Italia per lo sgombero del campo di Giugliano, offerto alloggio agli sgomberati. I giudici revocano il provvedimento. La Corte di Strasburgo ha infatti revocato le misure urgenti richieste al governo italiano di trovare un alloggio per un gruppo di Rom sgomberati dal campo Nomadi di Giugliano, in provincia di Napoli. In base alle informazioni ricevute dallo Stato e dai ricorrenti, sgomberati dal campo di Giugliano, tre cittadini bosniaci di etnia Rom e i loro 10 figli minori, la Corte ha concluso che a questi ultimi è stato offerto un alloggio alternativo e quanto spiegano i toccati, motivando così quella che è stata la loro decisione. Ma continuiamo a vedere anche gli altri fatti in primo piano. Accoltellato all'addome, vediamo ancora la cronaca, asportata alla milza ad un 24enne nigeriano aggredito nel centro storico di Napoli. E vediamo il Loreto Mare in questa immagine. È stato infatti sottoposto all'asportazione della milza un giovane nigeriano di 24 anni, arrivato in mattinata con una copiosa perdita di sangue all'ospedale Loreto Mare. Il giovane è accompagnato da una donna di colore che poi è sparita, aveva una ferita d'arma da taglio all'addome. È riuscito a dire poche cose raccontando di essere stato accoltellato da uno sconosciuto nel centro di Napoli. Il 24enne, che risulta residente a Catanzaro, non si è dunque recato in ospedale fino a questo momento, quando il peggioramento le condizioni di salute lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. Intanto indaga la polizia. E ancora vediamo le altre notizie. Questa volta vediamo che a parlare è De Luca in relazione alla linea 6 della metro e dice: per colpa del comune la regione rischia di perdere 90 milioni, a rischio anche i fondi per Via Marina e per la rigenerazione di Bagnoli. Sulla linea 6 della metropolitana infatti manca la certificazione dei fondi dell'Unione Europea per i ritardi del comune di Napoli. La regione Campania rischia così di perdere 90 milioni di euro, denuncia Vincenzo De Luca in un'intervista rilasciata a Radio CRC. Ed ancora De Luca ha anche citato i lavori di bonifica e rigenerazione dell'area di Bagnoli, dove ci sarebbe il rischio di perdere 60 milioni, come per Via Marina, dove si potrebbero perdere ben 23 milioni. Insomma, l'allarme è proprio questo. Il governatore ha poi affermato di aver dovuto investire 23 milioni di euro per il rifacimento del San Paolo, anche se di proprietà del comune. Non voglio niente, ma almeno dice che sia riconosciuto il nostro impegno. E passiamo ancora agli altri fatti che arrivano da Napoli. Ancora cronaca: morte di Antonio Giglio, imputazione coatta per la madre di Fortuna Loffredo e per il compagno. Il bimbo di 4 anni precipitò infatti da una finestra del Parco Verde di Caivano un anno prima della povera Fortuna Loffredo. E infatti vediamo l'immagine. Il GIP di Napoli Pietro Carola ha respinto la richiesta di archiviazione e ordinato l'imputazione per Marianna Fabozzi, madre di Antonio Giglio, il bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra di un'abitazione del Parco Verde di Caivano il 28 aprile 2013. Per la donna è stato ipotizzato il reato di omicidio, mentre per l'ex compagno Raimondo Caputo il favoreggiamento personale. Entrambi sono stati condannati per la morte di Fortuna Loffredo, deceduta nel medesimo palazzo di Caivano un anno dopo il piccolo Antonio. Insomma, queste vicende ci lasciano sempre tutti senza parole. E ancora vediamo un'altra notizia che sicuramente ci scandalizzerà. Bimbo piange in ospedale, le infermiere si mettono lo smalto.
E infatti abbiamo ricevuto diverse segnalazioni circa un video che circola in queste ore sui social. Secondo chi lo ha postato, sarebbe stato realizzato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Nola. Il video mostra due infermiere che, nonostante le urla di un bambino, si intrattengono in una stanza a mettere lo smalto. Il Post riporta che sarebbe stata la madre del piccolo, un bimbo di 3 mesi, a realizzarlo dopo essere entrata con il figlio all'interno del reparto. Qualora fosse riscontrata la veridicità di quanto è sostenuto da chi ha caricato il video, saremmo di fronte ad un fatto di una gravità esponenziale. A dichiararlo il consigliere regionale di Verdi e membro della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. Abbiamo inviato una nota all'ASL competente, prosegue Borrelli, chiedendo l'apertura di un'inchiesta interna svolta ad evidenziare eventuali responsabilità di carattere disciplinare connesse a questo episodio. Qualora risultante nell'inchiesta interna evidenzino qualsiasi tipo di negligenza, chiederemo di irrogare sanzioni disciplinari esemplari. Insomma, la realtà è una: non sono tutti uguali, le persone non sono tutte uguali, gli infermieri, le infermiere lavorano così come lo fanno medici in prima linea nelle corsie, però ci sono anche persone che purtroppo pensano a fare altre cose, insomma, e chi comunque non compie il proprio dovere ovviamente deve essere sanzionato nella maniera più pesante possibile, perché non è possibile. La salute delle persone è il primo elemento della nostra esistenza e se ci rivolgiamo ovviamente agli ospedali è perché ne abbiamo la necessità, non perché ci fa piacere. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo adesso sul quotidiano Caserta News, dove vediamo che è successo un fatto molto importante perché proprio nei giorni scorsi si è parlato tanto della Cannabis Light e adesso un negoziante di Caserta si incatena davanti al negozio chiuso, non mi sento più italiano, dice, e infatti ha deciso di incatenarsi per attirare l'attenzione delle istituzioni che fino ad oggi sono assenti, ha detto. Lui si chiama Virgilio Gesmundo e lo vediamo nel video, gestore da 4 anni del negozio di Cannabis Light in via Gemito a Caserta, chiuso venerdì sera con un decreto di sequestro d'urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e notificato dai carabinieri di Caserta poche ore dopo la sentenza di Cassazione che ha posto dubbi sulla legittimità della vendita di foglie, inflorescenze, olio e resina ottenuti dalla varietà di canapa sativa light. E lui ha detto, eccola qua, ovviamente la delibera con la quale è stato chiuso il negozio, affissa lungo la parete di via Gemito. Lui continua a esprimersi e dice: io non mi sento più italiano, chi indossa un gilet giallo, perché onestamente mi sento più francese. E spiega la rabbia e la delusione per chi ha investito i suoi risparmi in un'attività che doveva servire per contrastare le piazze di spaccio, dove invece oggi si festeggia per questi provvedimenti che hanno colpito sulla Caserta città per 4 negozi. Tutte persone che pagavano le tasse, che producevano in Italia contribuendo al PIL del nostro Stato e che invece oggi si ritrovano in mezzo ad una strada con una denuncia addosso. E c'è anche chi su questi negozi ha costruito famiglie. Qui si rischia tanto, afferma, in attesa che qualcuno si prodighi per affrontare questa delicata vicenda. Intanto i negozi rimangono chiusi. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, sempre da Caserta News. Ancora le notizie di attualità: i dipendenti della farmacia chiusa minacciano suicidio in comune. Si sono incatenati ed hanno chiesto un incontro col sindaco. Accade ad Orta di Atella. Vediamo questa notizia: protesta dei dipendenti della farmacia Sagripanti ad Orta di Atella. E infatti sono andati in municipio ed hanno minacciato di lanciarsi dal primo piano. Si sono incatenati successivamente chiedendo all'amministrazione comunale di trovare una soluzione alla problematica, perché dicono: noi vogliamo semplicemente lavorare per dare speranze al futuro dei nostri bambini. Insomma, ancora in primo piano il problema del lavoro, laddove il lavoro non esiste o comunque viene messo in difficoltà dalle resistenze che ci si trovano ogni giorno, diventa complicato mantenere la propria famiglia e soprattutto avere situazioni che ti permettano di vivere una vita adeguata e farla vivere a chi è con te. Ma ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano nella pagina di Caserta News e andiamo a vedere gli abusi edilizi al ristorante. La direttrice del museo smonta le accuse, ma vediamo di che cosa si tratta. Ed eccoci qua: il processo al ristoratore per la mancata agibilità dei locali e la difformità dei pannelli della canna fumaria avviene a Santa Maria Capua Vetere. Il direttore del museo archeologico Emetreo di Santa Maria Capua Vetere, Ida Gennarelli, smonta così l'impianto accusatorio per i presunti abusi edilizi da parte del ristorante Amico Bio.
E quanto accaduto nel corso del processo che si sta celebrando dinanzi al giudice Riccio del Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Generelli, nel corso della sua testimonianza, ha parlato in primo luogo della mancata agibilità della struttura, spiegando come però il titolare dell'attività di ristorazione, unico imputato difeso dall'avvocato Gennaro Caracciolo, fosse solo un concessionario, mentre dell'iter, completato solo successivamente il rilascio dell'autorizzazione, avrebbe dovuto occuparsene il comune. Insomma, ancora tanti fatti in primo piano, però noi per questa mattina terminiamo qua la segna stampa. Vi ringrazio per aver scelto Teleprima, vi ringrazio per essere stati con noi e soprattutto per essere stati presenti con l'informazione che man mano viene sviluppata proprio in maniera critica. Ringrazio come sempre Tecnocampus che ogni mattina ci consente di fare informazione nel miglior modo possibile, e soprattutto a voi tutti un augurio per questa giornata che sia splendida e soprattutto godetevi le persone che vi fanno stare bene e che amate. Questa è la prima cosa che vi dico, il consiglio che vorrei lasciare a tutti voi, e pensate sempre che la vita è la prima cosa, è la cosa più importante di tutte, quindi rispettatela e rispettate anche quella degli altri. A voi tutti una buona giornata e vi rinnovo l'appuntamento per la giornata di domani, stesso posto, stessa ora, con me e con la redazione di Teleprima. Buona giornata a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.